stata l'ultima volta che ho provato ad imparare qualcosa di interessante. Ma chi se lo ricorda quando è che è stata l'ultima volta che ho provato ad inventare qualcosa di stravagante? Chi lo sa se passerà di qua qualche pensiero buono e se troverò una zona vincolata. Il gioco del vincolo funziona così, il vincolo è una cosa. Senta, lei... lei è la prima volta che la vedo qua, io ci sono venuto almeno 300 volte qui, no? E lei pensa che io non mi sono andato a vedere queste cose, allora sono proprio scemo. Allora io sono comandante della stazione di Roma, pensa che io non mi sono andato a vedere queste cose. Posso finire parlare? No, no, e se lei mi sta dicendo che stanno i vincoli... Che c'entra lei, scusa? No, mica lei chiama... No, non ci siamo capiti. Stavamo al freddo, stavamo! Stavate al freddo? Come mai stavate al freddo? Ma io da stamattina sto al freddo. Qual è Pasquale? Si è formato più di un anno fa. È stato tenuto in piedi soprattutto da donne e da giovani. Sarebbe bello che gli interventi non li facessero solo... No, ma allora, i crediti può fare chi vuole. Perché ci sono, ti dicevo, ci sono alcune... persone molto preparate, come per esempio questo giovane architetto, ecco. Come per esempio Emanuela, dov'è? Dov'è Emanuela? No, Emanuela sta dietro le quinte. Eccola Emanuela. Eccola Emanuela. Beh, lei, no, lei però deve essere con la maglia gialla, sicuro. Anche Nike dietro. Lo chiedo a tutti. Quando iniziamo il servizio e io lancio il cappello a Pasquale, quando gli arriva il cappello non fate ancora niente. Quando io entro in campo, che gli dico a tutti buongiorno, fate una bella, date una bella reazione, date un senso bello di vita, perché si sente che c'è tanta gente se avete una bella reazione, che tipo, non lo stadio, ma simile, va bene? C'è un servizio qualche cappello? Sì, si vede, attenzione. Azione! Che cosa ci fa un comitato in questo bellissimo parco dei Colli d'Oro? Perché avete chiesto la magia a Striscia? Abbiamo chiesto la magia perché ci siamo svegliati un giorno e non abbiamo visto più il nostro parco, abbiamo visto questa cosa. Quindi una magia mefitica, terribile. Già l'anno scorso, a gennaio, abbiamo visto che iniziavano a recintare questo nostro parco. Snellimento delle procedure, si chiama la conferenza dei servizi, perché in pratica nello stesso posto affluiscono tutti, diciamo, sì, i pareri. Per velocizzare. Essendo la zona vincolata, si devono pronunciare le sovrintendenze, in questo caso addirittura anche ai beni archeologici e ai beni ambientali e paesaggistici, ma soprattutto la Regione Lazio. Ecco, e tu che cosa pensi di questa situazione? Allora, io sono molto amareggiato e per far capire velocemente, cioè, in che situazione ci troviamo, io voglio dire solo questo, che questo è l'ultimo pezzo della pineta che faceva parte di questa zona, cioè, poi dopo la costruzione dei palazzi è rimasto solo questa parte, questi 6 ettari. Bene, qui si dimostra l'intelligenza del comune e dei tecnici del comune nel momento in cui vanno a posizionare questo circolo sportivo e lo vanno a posizionare nell'ultimo pezzo di pineta originaria, autoctona, che era rimasta, ma non solo, la posizionano accanto, adiacente a un altro circolo sportivo. Perché qui c'è un circolo sportivo. Adiacente c'è un altro circolo sportivo immenso, enorme, ma adiacente, cioè confinante. Ecco, questo è un errore. Io se avessi fatto un errore di questo tipo al primo esame di urbanistica, a me mi avrebbero sicuramente invitato a lasciare la facoltà. Almeno questo parco sia fruibile anche dalle persone, le strutture siano fruibili dalle persone senza dover pagare qualcosa. Riqualificato con qualche opera che veramente serve, non un impianto sportivo che qui non serve a nessuno di noi. A noi servono altre cose più importanti. Beh, allora, questa è la mia possibilità nei vostri confronti, cioè la bacchetta magica. Mi tiene per cortesia, grazie, al microfono. La bacchetta magica è molto importante, perché quello che accadrà adesso sarà... annodarla, e questa bacchetta si snoderà soltanto
quando il vostro desiderio, il vostro sogno o comunque la magia che chiedete, in parte o incompletamente, si realizzerà, d'accordo? Quindi facciamo un appello alle istituzioni perché vi ascoltino e perché vengano a sciogliere il nodo della bacchetta magica, d'accordo? D'accordo. Bene, dal Parco dei Colli d'Oro di Labaro è tutto, Antonio Casanova, tutto il comitato, a voi studio! Okay.